Ha preso in via la finale. Prossimo traguardo, prima su Bari di Pallone. Allora, 69 Clippola per in linea guadagnati 1 guadagnati il concorrente numero 170 Maggioni Lorenzo. Con il Clippola si trasferisce in verso il passaggio preferente per questo punto il concorrente 170 Maggioni Lorenzo siamo a 4-3 ed un punto a Clippola Belli che si porta anche lui a 4-3 porta di punti che aveva risultato in questa partita. Due punti di conquista di concorrenza, 11 Riccardo Mattia ed un punto con il numero 2, primi punti per entrambi in questa gara. Bravo Max! L'altro campo appena preso in via, punti dei meno 6. Due punti ancora per il concorrente di 100 punti di Italia. Ed un punto al concorrente di 200 Rigeli Lorenzo che sale a quota 2. Non hai detto che faccio il vincere. Poi 5 dalla conclusione. Tutti la presa. Due punti al concorrente 149 Carlo Tagliabue, il primo punto da gara, un punto al concorrente del 200 Frigeli Lorenzo, ne aveva due, sono quasi tre. Siamo a 4 al termine punti. Vediamo due punti, concorrente del 111, Riccardo numero 4, si porta 6 punti, un punto, concorrente 149, Carlo Tagliabue, numero 2, sono 3. Dai, fini! Siamo a soli 3 giri dalla conclusione di questa finale. Due punti ancora al concorrente del 111, Ricca Mattia, Fossale, Mattia, punto al concorrente 149, Tagliabue, che si posta in classifica con 4 punti. Poi abbiamo Filippo Lavelli. Guadagno di punti, concorrente del 111, Riccardo si porta 10 punti, Salvatore Fernando, un punto, lo guadagno del concorrente del 100, Frigeli Lorenzo, nel 3 si porta a quota 4, in compagnia di Carlo Tagliabue con 4 punti, con 3 punti, Lorenzo Maggiore e Filippo Lavelli. Questa è la situazione, possibilità di mettere giro sulla campana. Due punti a concorrente del 111, Riccardo Mattia a quota 12 punti, un punto al concorrente 149, Carlo Tagliabue che va in seconda posizione con 5 punti, con 4 punti Lorenzo Frigeli, 3 punti, 6 per Lorenzo Maggiore e Filippo Lavelli, quindi la regata è fondamentale per le posizioni in classifica provvisoria.
avvincente, era avvincente questa gara a punti, estremamente veloce, disputata.